E comunque va detto che ci ha lasciato delle cose bellissime da ascoltare per sempre. E canzoni, musiche da ascoltare veramente per sempre. E questo è un regalo che ogni volta che un artista ci lascia, lascia proprio, ci regala, rimane praticamente il suo ricordo con tutte le cose belle che ha fatto. Oggi sono qui perché voglio omaggiarvi il grandissimo musicista che appunto è stato Pau Donés, e nonché appunto il cantante e il fondatore del gruppo degli Jarabe de Palo. Buona visione. Pau Donés Cirera, questo è il suo nome, è nato a Barcellona l'11 ottobre del 1966. È stato voce, chitarra, compositore del gruppo musicale degli Jarabe de Palo. Ha cominciato ad avvicinarsi alla musica a soli 12 anni, età nella quale ha avuto anche la sua prima chitarra e nella quale comprò anche i suoi primi dischi, che furono Beatles e Bob Marley. A 15 anni, con suo fratello Mark, che suonava la batteria, ha formato il primo gruppo. Si chiamavano i Janko Band. Più tardi poi ne ha fondato un altro, un secondo, che era Dentaduras Positas. Con il denaro guadagnato lavorando in realtà in un'agenzia pubblicitaria, acquistò poi i suoi primi strumenti che le sarebbero serviti per incidere le sue prime canzoni. In seguito ha formato gli Jarabe de Palo, gruppo che ha iniziato a fermarsi nell'autunno del 1996. La sua prima canzone, La Flaca, è diventata poi famosa grazie a uno spot pubblicitario della marca Ducados per la campagna pubblicitaria appunto di questa auto. E fu per tutti una sorpresa perché in realtà si credeva che questa canzone la cantasse Joan Perro, e poi invece in realtà si scoprirà che a cantarla sono gli Jarabe de Palo. Nel 2009 duettò con i Nomadi nel brano Lo specchio si riflette. Il 19 di febbraio 2010, in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo, ha duettato con Fabrizio Moro, cantando Non è una canzone. Tantissime sono le collaborazioni con gli artisti italiani di appunto Pau Donés. Nel marzo del 2012 ha collaborato con i Modà, ha cantato con il leader del gruppo Checco Silvestre il brano Come un pittore. Il videoclip del brano vede la partecipazione di Pau solo nella parte girata all'interno. Nel 2013 collabora nuovamente con il gruppo italiano e ha una nuova versione di Dov'è sempre sole, contenuta nella ristampa del loro quinto album in studio, cioè Gioia, e pubblicata come singolo nel 2014. Nel 2017 ha duettato con Ermal Meta nel brano Voodoo Love, partecipando anche al video dello stesso brano e poi al live d'inizio del tour Non abbiamo armi. All'inizio del 2019, attraverso i suoi canali social, ha annunciato l'interruzione della propria attività musicale. Poi, inaspettatamente, l'8 aprile del 2020 ha pubblicato un video dal titolo Vuelvo, dove canta un brano accompagnato solo dalla chitarra acustica. Il 13 aprile poi seguì un video ufficiale dal titolo Volvemos, dove veniva appunto annunciata la ripresa dell'attività. Il 26 maggio del 2020 ha pubblicato appunto con il gruppo degli Jarabe de Palo il decimo album dal titolo Tragas o Escupes. E questa appunto è, diciamo, la storia un po' sommaria di Jarabe de Palo. La sua malattia è apparsa nel settembre del 2005, lo dichiarò a lui, che appunto era affetto da cancro al colon, e di essersi operato per un tumore maligno all'intestino. Nell'aprile del 2016, attraverso la sua pagina Facebook, annuncia invece di essere guarito. Nel 2017 viene colpito nuovamente e, nonostante appunto la terapia di chemioterapia, insomma, non riesce a combattere questo male e muore il 9 giugno del 2020 all'età di 53 anni. Nella sua vita musicale e artistica si raccontano viaggi, si raccontano esperienze fatte in giro per il mondo, tantissime collaborazioni. Ha veramente collaborato con tutti e con tanti artisti in tutto il mondo, specialmente quelli latini. L'Italia veramente l'ha conosciuta molto bene. Gli artisti italiani hanno lavorato con lui veramente in tantissimi. Allora, dopo La Flaca, volevo ricordare di
Podones e quindi degli Jarabe de Palo, anche il grande successo della canzone Depende, che esce nel 1999. Nel 2001 esce invece De Vuelta y Vuelta, il disco in assoluto più profondo e intimista dell'artista. Nel primo videoclip dell'album Pau compare per la prima volta senza la sua proverbiale criniera, completamente rasato. Anche questo disco conta collaborazioni importanti come quelle appunto di Antonio Vega, Jovanotti, Cruz e via dicendo. Nel 2003 il gruppo opera una nuova svolta verso canzoni più leggere e positive come Bonito, il primo singolo allegro e coinvolgente, e partecipazioni importanti sempre con artisti di fama internazionale, e tra questi anche il nostro Jovanotti nuovamente. Nell'inverno del 2004 parte un tour e con questo tour gira un po' gran parte del mondo. Fra l'altro partecipa con lui anche altri artisti famosi, fra questi c'è anche un componente dei Pretenders che lavora con lui appunto in questo tour. All'inizio del 2007 il gruppo presenta in Spagna il nuovo album che si chiama Adelantando, che esce il 10 aprile. Dopo un periodo di promozione nelle radio, il lancio del primo singolo sarà Olé. A maggio inizia il nuovo tour che dura poi per tutta quanta l'estate e fa uscire diverse singole, Déjame Vivir, insomma A Tu Lado, insomma sono molti i singoli che escono da questo album. Esce anche poi in Italia l'album, anticipato dal singolo Me Gusta Como Eres, realizzato nella versione italiana Mi Piace Come Sei, che la canta insieme a Nicolò Fabi. Nel 2014 esce l'ottavo album di inediti, Somos, e qui invece collabora con Checco Silvestri, l'ho già detto prima, De Modà e Jovanotti, sempre in questo disco. E poi nel marzo del 2017 viene pubblicato Palos, un doppio disco con 21 brani rivisti al pianoforte e un brano inedito. È stato pubblicato anche in Spagna, in Messico e chiaramente in Italia e in gran parte dell'Europa. E all'inizio di gennaio del 2019, attraverso i canali social, Podones annuncia appunto l'interruzione musicale del gruppo e poi in realtà poi la riprende, come ho già detto prima, e pubblicherà un nuovo album, pensate, fino al 2020. Infatti attualmente è uscito il nuovo disco di questo fantastico gruppo, il gruppo degli Jarabe de Palo, quindi è un gruppo che è rimasto nella storia della musica latina ed è veramente un gruppo che ha fatto tantissimi successi. Il termine è veramente curioso perché Jarabe de Palo avrebbe un doppio significato, uno più palese nella lingua spagnola e uno un po' più sottile e malizioso. Jarabe in spagnolo significa sciroppo, succo, e anche con significato medico, potrebbe voler dire anche lo sciroppo per la tosse, ecco, infatti si chiama in spagnolo lo sciroppo per la tosse, Jarabe para la tosse. E palo invece indica il bastone, quindi in spagnolo il nome Jarabe de Palo è traducibile come la cura del bastone, cioè significa usare maniere brusche per curare le sciocchezze. Podones e appunto gli Jarabe de Palo hanno ricevuto anche premi importantissimi, il premio per la musica in Spagna, nomination al Grammy Award, hanno collaborato con svariati, l'ho già detto, artisti, e poi anche scritto e composto brani per altri artisti. Tra i più importanti ricordo Ricky Martin, Alanis Morissette, Jovanotti, chiaramente per l'Italia, e i Nomadi. Quindi praticamente ci ha lasciato un tesoro immenso. Comunque è sempre così quando un artista che ha lavorato e ha fatto tante canzoni, ma anche ne avesse fatta solo una, alla fine ci lascia comunque un piccolo o un grande tesoro. Io nella mia attività musicale di Jarabe de Palo canto attualmente 3 canzoni. Quest'anno le canterò un po' di più per ricordarlo con più affetto e per ricordare con più affetto ancora di più Podones, la sua musica e la grande musica di Jarabe de Palo. Ho pensato proprio oggi di omaggiarlo con questo vlog e la sua storia. Grazie per la visione, al prossimo vlog.